Buongiorno a tutti, oggi andremo a vedere come inoculare della paglia con micelio fresco di fungo Pleurotus ostreatus. Recuperando delle bottiglie di plastica dell'acqua da contenitore, prendete la bottiglia e tagliatela in questo modo, togliete il tappo, prendete della paglia ben pulita, mettetela in immersione in una pentola piena d'acqua per circa un'ora. Dopodiché coprite il tutto con un coperchio e fate bollire per almeno 30 minuti. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare il tutto. Dopodiché fate colare bene la paglia. La paglia deve essere bagnata in questo modo, ma non deve gocciolare acqua per evitare ristagni d'acqua che farebbero marcire il micelio. Le bottiglie devono essere ben pulite. Cominciate a riempire le bottiglie con la paglia in questo modo. Paglia, pizzico di micelio. Per pressare la paglia, io mi aiuto di un tubo di cartone. Lo metto in un sacchetto di plastica pulito e comincio a pressare il tutto. La paglia deve essere ben schiacciata per evitare che ci siano spazi troppo grandi per agevolare l'espandersi del micelio. Quindi andate avanti, paglia, un po' di micelio. Schiacciate bene, specialmente nei lati. Io preferisco mettere un po' più di micelio verso il basso perché a mio avviso il micelio tende a salire verso l'alto nello sviluppo. Sicuramente riempire dei sacchetti da congelatore con la paglia e il micelio è un po' più pratico, un po' più veloce. Però questo è un metodo un po' più carino perché andate a riciclare delle bottiglie di plastica che in casa se ne sono sempre fin troppe e non si sa mai cosa farne. Paglia, micelio, pressare. È veramente facile come metodo. È una riuscita, se sterilizzate bene la paglia, è garantita al 100%. È un lavoro che potete far fare anche ai vostri bambini e è un lavoro che vi dà soddisfazione perché quando i funghi cominciano a spuntare, oltre che è bello vedere che il vostro lavoro è andato a buon fine, è bello anche quando li raccogliete e poi li mangiate. Io ho cominciato a coltivare funghi perché a me piace tantissimo mangiarli, vado a cercarli in campagna, ma nei periodi che in campagna non se ne trovano, coltivandoli si risolve il problema. Quelli comprati io, oltre che costano parecchio, non li trovo buoni come quelli che coltivo io, che secondo me vengono un po' troppo spinti con l'acqua per aumentargli il peso. Che vengono venduti a peso. Vedete che nonostante io la sto schiacciando parecchio, in fondo non ci sono ristagni di acqua, però la paglia è proprio ben bagnata. Io consiglio sempre di non risparmiare nel micelio, abbondate sempre un po' perché comunque si fa sempre fatica, si butta via parecchio tempo per fare questo lavoro, se poi andate a risparmiare 2 granelli di micelio e compromettete il tutto, direi che non ne vale la pena. Quindi mettete sempre un filo in più di micelio, senza proprio esagerare, perché comunque ne bastano pochi grani per inoculare tutta una bottiglia così di paglia.
Una volta che avete riempito la bottiglia, la dovete riporre in un locale con una temperatura di circa compresa tra i 20 e i 25 gradi. Il micelio poi comincia ad espandersi e noterete che la paglia viene invasa da una muffa bianca, che è dal micelio che si espande. Quando sarà completamente rivestito di questa patina bianca, è il momento di portarla in un luogo dove la temperatura è compresa tra i 10 e i 15 gradi, sia all'esterno al riparo dal sole e al riparo dalle correnti d'aria. Dopodiché praticate dei forellini di circa 2 cm. In una bottiglia così io di solito ne faccio 8 di fori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Comunque tra 30 giorni vi farò vedere la fase di mettere la bottiglia di mora per la produzione dei funghi. Ok, qua siamo sicuri che l'esperimento va a buon fine. Dal momento che cominceranno a spuntare i funghi, dovrete nebulizzarli con uno spruzzino e dell'acqua per anche 2 o 3 volte al giorno. I funghi vanno tenuti sempre belli umidi, spruzzando comunque poi il fungo e il forellino, evitate anche che la paglia si secca. Bene, io direi che la bottiglia è bella piena, gli spazi ce ne sono veramente pochi, alcuni, ma vanno bene così. Ristagni d'acqua non ce ne sono, possiamo procedere col chiudere la bottiglia. Allora, io procedo in questo modo: rimetto la parte tagliata della bottiglia, così, senza tappo, poi metto della carta assorbente appallottolata ma non schiacciata, in questo modo, e questa serve da filtro che non fa passare lo sporco, la polvere e così via, le muffe, ma fa passare l'aria. Poi con del nastro adesivo vado a fissare i 2 pezzi tagliati della bottiglia. Tra l'altro, la bottiglia essendo trasparente è anche bello perché vedrete tutte le fasi dell'espansione del micelio. Vedete che il piccolo granellino comincia a allargarsi, fa tipo una sorta di ragnatela bianca, fino a che poi invade tutta la paglia. È anche bello da vedere, cosa che vi documenterò comunque anche. La fase dell'espansione del micelio la documento e la metto nel video dove metto la coltivazione, dove vedete la crescita dei funghi fino alla raccolta. Poi andiamo a sigillare le 2 estremità. Ok, basta, il lavoro è fatto. Occupano anche poco spazio. Il peso è di 4 etti. Buon esperimento a tutti. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Ciao, alla prossima.